Siamo qui da tantissimo tempo, certo dopo tante ingiustizie subite da parte di tutta la politica siciliana, un po' tutti complici di sparsi di tutti i lavoratori della formazione professionale che, pur avendo delle leggi che tutelavano questi lavoratori, sono stati tutti disattesi. E quindi noi siamo qui a recriminare il posto di lavoro che ci hanno tolto ingiustamente e che abbiamo bisogno. Siamo tutte persone già espulse dal mondo del lavoro, perché abbiamo un'età tutti quasi superiore ai 50 anni, quindi difficilmente da collocare. Però noi diciamo che la responsabilità di tutto ciò è la politica. Quindi la politica oggi si deve fare carico di questi lavoratori e cercare una soluzione il più presto possibile, perché non è più sostenibile. Noi cerchiamo di lottare e di fare tutto che rientri nella legge. Almeno io, per quanto mi riguarda, non abbandonerò il campo di battaglia fino a quando non metteranno per iscritto nero su bianco il motivo per cui non debba avere più diritto ad un pezzo di pane. È chiaro che questi signori non hanno ancora capito cosa significa amministrare, cercando di superare le criticità, i problemi, mirare soprattutto ad un percorso, al raggiungimento di un percorso per il benessere proprio della società. Chiaramente loro hanno fatto il percorso inverso. In tutto questo hanno creato un disagio sociale enorme, dove viene supportato soltanto da due deputati, Figuccia e Di Paola. Chiaramente, ripeto, noi non abbandoneremo il campo di battaglia e saremo qua fino a quando le nostre forze ci accompagneranno. Non vorrei pensare male, ma queste assenze degli altri governatori, degli altri amministratori, potrebbero essere giustificate dal fatto che al momento sono impegnati in prossimità del referendum e magari sono impegnati appunto a racimolare, a raccattare consensi per non abolire i loro vitalizi, perché a sto punto a loro interessa soltanto questo: rimpinguarsi le loro tasche, affamare il popolo e non fare nulla per risolvere il problema che hanno creato a migliaia di famiglie.